Atletico Sellia Marina si aggiudica il big match della settima giornata nel girone di terza categoria, battendo il Life Simericrichi per 1-0. Una gara maschia, rustica, nella quale le due squadre non si sono risparmiate. Una gara che in realtà era iniziata lo scorso 17 dicembre, interrotta al quindicesimo del secondo tempo sul risultato di 0-0 e poi riprogrammata per mercoledì 3 gennaio. Nonostante la giornata lavorativa, erano circa un centinaio i tifosi presenti al centro sportivo di Calabricata, con tanti tifosi ospiti giunti a Sellia Marina per sostenere la propria squadra. Nel primo tempo, meglio i padroni di casa, con 3 ghiotte occasioni capitate sui piedi di Capitan Garcia, il quale però ha dovuto fare i conti col portiere ospite Naggero, autore di una splendida prestazione. Sul finire della prima frazione è arrivata anche l'occasione per Boccuto, il quale però non è riuscito a concludere a rete da pochi passi. Nella ripresa la gara sembra più equilibrata, almeno fino a metà della seconda frazione di gioco. Al 24esimo della ripresa, infatti, dai piedi di un difensore arriva l'episodio che cambia il destino di questa partita. Il tap-in vincente è quello di Ndiaga, che costringe Naggero a subire il terzo gol della sua stagione. Poco dopo potrebbe arrivare anche il raddoppio, ma Battaglia si fa ipnotizzare dal portiere ospite, ignorando Francesco Garcia tutto solo alla sua sinistra. L'Atletico Sellia Marina perde anche il difensore Masciari per espulsione ed è costretto a giocare gli ultimi 13 minuti di gara in inferiorità numerica. La miglior difesa del campionato, dunque, non riesce ad uscire indenne da Sellia Marina e cade per la prima volta in stagione. Una sconfitta che costa anche l'avvicendamento in testa alla classifica. L'Atletico Sellia Marina, infatti, con questa vittoria scavalca proprio il Life Simericrichi e si porta al primo posto, a più 2 sulla seconda posizione e a più 4 sul Maggisano terzo in classifica. Nel prossimo turno la squadra di Sellia Marina andrà in trasferta sul campo del Prasar, mentre il Life Simericrichi ospiterà l'altra squadra di Tiriolo, il Due Mari. A fine gara abbiamo ascoltato i protagonisti di questo match. Mister Dell'Apa, campionato ancora all'inizio, però questa potrebbe essere definita come la partita, come la vittoria più importante fino ad oggi dell'Atletico Sellia Marina? Diciamo di sì, perché giocavamo contro la prima in classifica. Poi è stata anche una partita che abbiamo recuperato perché ci sono state delle situazioni particolari nella partita precedente e quindi è stata una partita combattuta da ambedue le squadre. Siamo con mister Travarico. Mister, la prima sconfitta della stagione coincide anche con l'avvicendamento in testa alla classifica. Che gara è stata quella di oggi? È stata una gara combattuta a pari merito, diciamo. Abbiamo subito un gol sul calcio d'angolo che ci può anche stare, non è che... però la partita è stata equilibrata. È stata una partita corretta, senza nessuna... Noi siamo partiti a fare questo campionato con lo scopo di divertirci, come ben vedete abbiamo una squadra di ragazzi giovani, 18enni, 16enni, quindi siamo partiti certamente per vincere il campionato, come è partito Sellia Marina che hanno affermato che vogliono vincere il campionato. Io me lo auguro per loro, però sinceramente non vedo tutta questa differenza fra noi e loro.